l'episodio di Pietro è occupato da un personaggio che abusa del proprio potere per lo scopo opposto a quello per cui nostro Signore lo ha istituito. Alcuni ritengono Jorge Mario Bergoglio palesemente eretico nelle questioni dottrinali, altri tirannico nelle questioni di governo, altri ancora considerano la sua elezione invalida a causa delle molteplici anomalie della rinunzia di Benedetto XVI e delle elezioni di chi ha preso il suo posto. Queste opinioni, più o meno suffragate da prove o frutto di speculazioni non sempre condivisibili, confermano tuttavia una realtà ormai incontestabile. Ed è questa realtà, a mio parere, che costituisce un punto di partenza comune nel cercare di porre rimedio alla sconcertante, scandalosa presenza di un Papa che si pone con ostentata arroganza come inimicus ecclesiae.